Ok, buongiorno ragazzi, benvenuti nel canale Tecno Alex 73. Oggi vediamo un po' come fare un backup di un dispositivo Android. Prendiamo sempre la nostra cavia, tablet Tab 2 della Samsung. Allora, si va in impostazioni, vediamo dove sono. Andiamo giù qua, impostazioni. Si va backup e ripristino. Ok, deve essere selezionato backup dei dati personali, così in modo che una volta che si andrà a riscaricare il backup ritornerà esattamente dal punto in cui lo abbiamo backuppato con tutte le applicazioni e tutte le nostre cose. Poi si e devono essere slashate anche il ripristino automatico. Poi si va su ripristino dispositivo, si dà tac, l'ok, ok, il dispositivo si ripristina. Al riavvio del dispositivo, dunque, una volta ripristinato, quando farà la prima accensione, verrà chiesto se vogliamo installare il backup che abbiamo fatto oppure se vogliamo fare l'installazione da zero. Noi basterà altro che scegliere di backuppare la nostra configurazione e il dispositivo ci starà 5-6 minuti, si ripristinerà all'ultimo backup che è stato fatto sul suo account Samsung e quindi riavremo il telefono, magari un device nuovo con la nostra vecchia configurazione con tutti i nostri dati. L'unica cosa sono le foto e i video che se ne avete o li mettete in una SD oppure vanno salvati sul PC, perché l'unica cosa che non backuppa sono le foto e i vostri video personali. È importantissimo anche i numeri di telefono. I numeri di telefono vanno spostati sulla SIM prima di fare la formattazione, perché sennò perdete tutto. Quindi vanno spostati sulla SIM, se li avete sul telefono, perché altrimenti al riavvio, ripristino o backup del vostro device non avrete più alcun numero telefonico in rubrica. Ok? Anche per oggi è tutto, ragazzi. Se vi è piaciuto questo mini tutorial, mettete mi piace e iscrivetevi in tanti al mio canale. Ciao e al prossimo video.